Prima di tutto vorrei scusarmi o chiedere scusa per il mio accento da ispettore Clouseau e chiedere in anticipo scusa per tutti gli errori che rischio di fare in questa bella lingua che è la lingua italiana. La storia dello sport si è molto sviluppata da circa 30 anni, specialmente in Francia e in Italia. Lo sport era considerato prima come un argomento poco degno di essere studiato dagli storici seri. Poi, con lo sviluppo mediatico e finanziario dello sport, con questa patologia che è anche quella dello sport oggi, con l'allargamento degli interessi dei ricercatori, lo sport è apparso come qualcosa che poteva dire molto sulle società, sui regimi politici, sulle guerre del XX secolo. Un periodo in particolare è stato studiato dagli storici, l'Europa tra le due guerre mondiali, che vede nello stesso tempo la salita al potere dei fascismi, quindi il fascismo italiano e anche il nazismo, e lo sviluppo dello sport, in particolare il calcio. Negli anni 30, ad esempio, in Germania c'erano già 700.000 giocatori tesserati nel Deutscher Fußballbund. Essendo delle ideologie ultranazionaliste, valorizzando il corpo nella pratica politica e anche nell'immagine di se stesso o degli altri, valorizzando la mascolinità, fascismo italiano e il nazismo hanno ovviamente svolto delle politiche sportive. E il calcio occupa un posto originale, particolare in queste politiche. Un posto che è anche centrale perché il calcio era già lo sport delle masse urbane. Questo calcio è prima di tutto un luogo da conquistare. Il calcio è di ispirazione britannico. La sua organizzazione è di stampo universalista, come lo dimostra la FIFA che è creata all'inizio del XX secolo. In Germania in particolare, gli ebrei tedeschi hanno giocato un ruolo molto importante, che si pensa ad esempio a Walter Benzemann, di cui parleremo dopo, uno che ha fondato il calcio tedesco, poi ha fondato anche un settimanale molto importante che si chiamava Der Kicker, o in Austria, nell'Austria, il tecnico, giornalista, dirigente dello sport austriaco, Hugo Meissel, che ha creato la famosa squadra del Wunderteam austriaco. Quindi questo spazio sociale del calcio già dall'inizio è un po' sospetto, sia per il fascismo, ma soprattutto per il nazismo. Quindi nella prima parte vedremo come il calcio è investito da questi regimi e come si fa il contrasto tra questo mondo del calcio e i regimi fascisti e nazisti. Poi il calcio è anche affare di propaganda esterna e interna. Il calcio, come i giochi olimpici, permette di sovvertire l'ideale dello sport internazionale che deve partecipare alla fratellanza tra i popoli, la conoscenza dell'altro. E il calcio va a servire con rischi, si vedrà, a mostrare un'immagine potente della nazione, di una nazione concorrente. Finalmente, nella terza parte, si vedrà come il calcio è inserito nella politica di queste società totalitarie, il calcio diventa anche il luogo della persecuzione, dell'esclusione, fino a essere utilizzato anche nei campi della morte. Ma il calcio è anche
un strumento, o almeno per qualche calciatore, un medio di fare resistenza, o allora certi calciatori rifiuteranno di partecipare all'opera di morte e decideranno di resistere. Quindi saranno i tre punti della mia relazione e iniziamo già con questo incontro, l'incontro tra fascismo e calcio, conquista, affinità elettiva o matrimonio di ragione. Per soprattutto il primo governo fascista alla fine degli anni dell'anno 22, il calcio è da prima una questione di folle da gestire. Vediamo come l'Ordine Nuovo, il quotidiano di Antonio Gramsci a Torino, descrive la città di Genova, culla del calcio italiano, dopo la finale del campionato nel 22. Genova è in lutto. Non c'è un caffè o un tabaccaio dove si parla, discute, deplora. La conferenza di Genova che deve regolare la questione della stabilità monetaria dopo il primo guerra mondiale. Ma che se ne preoccupa? Questa mezza dozzina di uomini che pretendono ricostruire l'Europa possono riunirsi, scusate, c'è un errore, e bere numerosi cocktail questa sera. L'evento importante è la disfatta del Genoa. 20.000 persone hanno assistito all'incontro contro la Pro Vercelli e hanno diffuso dappertutto la triste notizia. La passione della folla esiste. Questa folla è appassionato dal calcio dappertutto. Ad esempio, un anno dopo, nell'aprile 23, l'inaugurazione dello stadio di Wembley è vicino a una catastrofe. C'è troppa gente, ci sono almeno 100 feriti, ma questo evento si passa in un ambiente piuttosto pacifico. È molto diverso sui campi italiani. Vediamo quello che scrive il RAS di Ferrara, Italo Balbo, a Luigi Federzoni, che a questo momento è il ministro dell'Interno a Roma. Parla di una partita tra la Dertona di Tortosa, e la Spal di Ferrara, alla fine della quale c'è stato un tafferuglio con bastonate, eccetera, tra tifosi. Nella mia qualità di deputato ferrarese, è un telegramma, preoccupami moltissimo di questo avvenimento sportivo, perché è impossibile ridurre alla ragione questi maniaci dello sport che sono male intenzionati. L'anno 25 è in realtà un anno di violenza sui terreni di calcio italiani. E prima la finale che oppone di nuovo il Genoa, questa volta al Bologna, a Torino, la finale del campionato Nord, e con quello che scriveva il giornale sportivo torinese, il Paese Sportivo. Le squadre non bastano più, ci vogliono i fiancheggiatori, i quali operano nelle tribune o nei posti popolari allo scopo di mettere i fiancheggiatori a versi in condizioni di inferiorità e preparare così l'atmosfera più adatta alla vittoria dei propri colori. È molto finalmente moderno come descrizione, si potrebbe dire la stessa cosa dei tifosi di oggi, e i giornali dicono che sono vietati manganelli e revolver all'entrata della stazione. E dopo la partita c'è questo famoso incidente alla stazione Porta Nuova, che è anche descritta dal Paese Sportivo. Alla stazione di Porta Nuova sono avvenuti alcuni incidenti alla partenza dei due treni speciali. Fra le schiere di supporter genoani e bolognesi vennero scambiate invettive e ingiurie. Dal treno di Bologna, che partiva alle 20:40, vennero sparati alcuni colpi di rivoltella. Pare che un supporter genoano sia rimasto ferito, era un docker. Ecco, questi tifosi di Bologna, che sono abbastanza vicini al fascismo locale e che praticano un tifo un po' mascolare. Quindi, per il regime fascista, che nasce a questo momento,
Questa violenza è una violenza inutile. La violenza è al cuore della cultura politica fascista, ma questa violenza è inutile perché esprime soprattutto il campanilismo e oppone gli italiani gli uni contro gli altri. Quindi durante l'estate 25 c'è un decreto legge che regola l'organizzazione delle partite di calcio. Quindi l'inizio non è buono tra fascismo e calcio. Poi per i fascisti i cacciatori sono piuttosto dei mercenari dello sport. Ecco quello che scrive Lando Ferretti. Lando Ferretti è il presidente fascista del CONI, che è nominato nel 25 e che 3 anni dopo scrive una specie di libro breviario dello sport. Lo sport come i fascisti considerano che deve essere. Dedica una pagina al calcio solo e scrive su questa pagina le parole seguenti. Le fortune travolgenti del calcio fra noi, per il suo meraviglioso adattarsi al temperamento della stirpe, si vede il linguaggio fascista, sono uno dei fatti salienti della ripresa sportiva italiana. Certo, il football ha potentemente contribuito a questa ripresa, ma oggi, con il suo incipiente professionismo e con le troppe aspre contese campanilistiche cui dà luogo, ne compromette i successivi sviluppi. In altre parole, il calcio non è lo sport che deve preparare gli italiani di domani, quelli che sono pronti a sacrificare la vita per il duce. E quindi ci sono tentativi per inventare nuove discipline. Penso che sia su un terreno di Genova questa partita. Turati, che è il segretario del PNF tra 26 e 30, inventa uno sport che considera come uno sport di sintesi, la volata, che mescola elementi di pallavolo, di rugby, anche un po' di calcio, per uno sport che sarebbe riservato al dopo lavoro, nel quale il calcio sarebbe ovviamente proibito, perché il calcio è pieno di queste fermenti che sono ovviamente non fasciste. Poi per le élite del regime, Turati è anche dal suo appoggio a uno sport che si sviluppa dagli anni 28 grazie anche all'attività di giornalisti e tecnici francesi, e il rugby. Il rugby è considerato come lo sport dell'élite perché è il vero, secondo le parole di Turati, è uno sport di combattimento. E Starace negli anni 30 continuerà a dare il suo appoggio, anche se non è un successo. Alla fine degli anni 30 ci sono circa 4.000 al massimo giocatori di rugby, soprattutto nei gruppi universitari fascisti. In questo senso è una riuscita, perché di là, in questi gruppi che sono preparati le relève del regime. E quindi arriviamo negli anni 30, è una pittura di un pittore di Biella, Piero Bova, che illustra i editoriali dello sport che sono organizzati dagli anni 33. E si vede gli sport ideali per il regime, c'è il rugby ovviamente al centro e l'atletica leggera, due sport che sono fatti per preparare i soldati di domani, i soldati della conquista, tra virgolette. In Germania è un po' lo stesso, anche se c'è una differenza, perché durante la Repubblica di Weimar lo sport era un prodotto di sostituzione al servizio militare, che era proibito dal Trattato di Versailles. Quindi c'è una vera passione per lo sport, una passione nazionalista, e uno come Sebastian Hafner, che è un giornalista che ha vissuto questo periodo e è partito in esilio in Inghilterra, racconta nelle sue memorie di un tedesco, che lui, come giovane, era anche appassionato, che c'era una passione di massa perché lo sport permetteva di esprimere un sentimento nazionale,
messo a male e soprattutto permetteva di preparare in un certo modo i giovani al servizio militare. E poi per quanto riguarda il calcio è già un gran successo e certamente c'è uno sguardo che è un po' ambivalente, perché il regime nazista va a proibire il professionismo, e durante il periodo nazista in realtà c'è una specie di amateurismo marron, come si dice in francese. Sono amateur ma sono pagati, e questa squadra è la squadra del Schalke 04, che esiste ancora oggi, che è una grande squadra, che normalmente è una squadra di minatori, ma minatori che non vedono molto spesso il fondo della mina, che sono pagati soprattutto per giocare a calcio. Poi comunque per il regime fascista o il nazismo c'è da fare con questo sport, che è lo sport del popolo, che è una passione nazionale, che diventa una maniera di incarnare la nazione. Quindi, come negli altri campi dello sport, c'è una presa di controllo, una conquista dell'ambiente sportivo, e che passa dalla nazionalizzazione, la razionalizzazione del gioco e anche ovviamente questa sua politizzazione. In Italia nel 26 è promulgata la Carta di Viareggio da Leandro Arpinati, che è il RAS di Bologna, che è diventato il presidente della Federazione Italiana. Questa carta ha sicuramente due punti importanti. Il primo è il distinguere di due categorie di giocatori, gli amatori e gli non amatori. Non si voleva utilizzare la parola professionista, perché ovviamente era contrario all'idea dello sport, ma non si poteva fare a meno, perché tutte le società, le grandi società, avevano già dei giocatori stipendiati. L'altro, che è molto importante nella nostra relazione, è il proibito dell'ingaggio di giocatori stranieri. Tutti questi giocatori stranieri che le società italiane hanno iniziato a ingaggiare dall'inizio degli anni 20, come Ferenc Irzer, forse la prima stella del calcio italiano, giocatore della Juventus di Torino, detto la Gazzella. Irzer era un ebreo ungherese, era operaio come mestiere, era ingaggiato nel 25 dalla Juventus. Due anni dopo Irzer è obbligato di tornare in patria, come altri giocatori che venivano per una grande parte dall'Austria o l'Ungheria, perché era la parte nella quale si produva i giocatori di migliore qualità. Quindi prima c'è una prima esclusione. Il motivo è un motivo sportivo nazionale, non c'è ancora l'idea di escludere per ragioni di razza o di religione. La razionalizzazione e la creazione di un campionato nazionale. All'inizio della stagione 29-30 viene creato il campionato di Serie A a girone unico. Prima il campionato era organizzato in due o tre parti: c'era il campionato nord e il campionato centro Italia sud, con una finale. Organizzare un campionato girone unico, che finalmente è una tradizione inventata che struttura la rappresentazione della nazione italiana, era un modo di dire che anche nel campo sportivo il regime continuava l'opera del risorgimento e dell'unificare dell'Italia. E questa, una cosa molto conosciuta, questa creazione è fatta con l'intervenzione delle autorità politiche, perché ci sono tre squadre che non hanno guadagnato il diritto sul campo sportivo di fare parte di questo campionato.
e la Lazio, il Napoli e la Triestina. Lazio e Napoli, inserire Lazio e Napoli e mostrare che anche la capitale, il Mezzogiorno, è presente in questo campionato, per la Triestina ovviamente è un suggerimento di stampo irredente. La lingua del calcio è anche italianizzata, non è nuovo, ma il football club, ad esempio c'era il football club Torino o il football club Juventus o altri, e le parole del football club lasciano il posto alle associazioni di calcio, il Genoa diventa il Genova, l'Internazionale, che porta una parola che non piace molto ai fascisti, diventa l'Ambrosiana Inter. Abbiamo l'esempio a Genova del 27, l'Andrea Doria e la Sampier d'Arenese, che oggi sono la Sampdoria, si fondono sotto gli auspici di Manlio Chiana, il segretario del PNF di Sampier d'Arena, e spetta non ai dirigenti, perché adesso vengono nominati, non sono più eletti, ma spetta a Turati, al segretario del PNF, di trovare il nome locale e italico dominante. Poi diventerà anche Liguria alla fine degli anni 30. Nel frattempo le società sportive di stampo socialista o popolare sono state sciolte o hanno dovuto ammettere dirigenti fascisti e cambiare di nome. Molto spesso le piccole società devono prendere il nome di un martirio, tra virgolette, fascista, o un nome che piace al segretario del partito locale, e quindi è la fine della società civile e dello sport. Lo sport come società civile è una delle basi della vita democratica, è la concezione dell'Inghilterra. Questa fotografia è interessante perché mostra una squadra di giovani, piuttosto, facendo il saluto fascista, che è diventato obbligatorio all'inizio degli anni 30, e anche a questo livello c'è una politizzazione, anche è un gesto finalmente rituale dello sport. Passo su questo. Passiamo alla Germania. Per la Germania abbiamo detto che lo sport era considerato come uno strumento nazionalista. Nel 1932 c'è un progetto di un Reichsliga che è concepito. Cos'è la Reichsliga? È una liga professionale, come una grande parte dell'Europa centrale e occidentale. C'è lo stesso progetto, ad esempio, in Francia, che dà nascita al campionato professionale francese. Ma questo 1932, un anno prima, arrivò al potere dei nazisti. L'arrivo dei nazisti al potere pone fine a questa iniziativa, e per certi storici germani, tedeschi, il professionalismo sportivo viene considerato come ebreo dai nazisti, che vogliono degli sportivi pronti a sacrificarsi per il Führer. Quindi c'è in questa decisione di rifiutare il professionismo anche una spiegazione razzista e antisemita. Questa decisione soddisfa i dirigenti conservatori, che sono alla testa della federazione tedesca, il Deutscher Fußballbund, e pronti a servire il regime nazista, come Felix Lindemann. Felix Lindemann è il presidente del Deutscher Fußballbund dal 25 al 40, è anche un ufficio della polizia criminale, e che diventa nel 37 un ufficio della SS, e muore all'inizio della guerra. È uno che certamente rappresenta questi ceti molto conservatori e anche molto pronti a trovare un accordo e a servire il regime e il partito. Quindi, alla fine di questa prima parte, siamo arrivati a un momento nel quale il calcio è controllato dal regime fascista e nazista e diventa finalmente un strumento di propaganda.
Propaganda in che senso? Prima di tutto, l'immagine del calcio, in particolare in Italia, è quella della modernità e del consenso. Dal 27 al 34 il regime mette in opera una vasta campagna di costruzione di stadi e terreni sportivi, e ci sono due tipi di campi sportivi: un modello standardizzato per la pratica di massa nello scopo di fare degli italiani una nazione sportiva, e il campo Littorio, che porta un nome che si ritrova in molte città, con spogliatoi. Quindi c'è l'igiene, che è il centro, tribuna, pista per l'atletica leggera, che è considerata come uno sport di base che permette di formare, di aiutare al reclutamento di giocatori, e anche un terreno di calcio, perché non si può fare a meno che lasciare un terreno di calcio, perché è lo sport del popolo. Quindi il Kulturkampf contro il calcio non è stato una vittoria. E tra ottobre 28 e l'inizio del 30, 3.283 campi Littorio sono realizzati. Ecco un esempio a Napoli, quindi campo abbastanza semplice, ma che deve sviluppare la pratica di massa. Poi ci sono i grandi stadi della periferia, delle grandi città, che prendono posto nella politica di lavori pubblici, come le FIA Roma, ad esempio a Torino, e di allestimento urbano del regime. Due esempi: lo stadio Berta a Firenze nel 32 e lo stadio Mussolini a Torino nel 33. Stadi che sono molto ammirati negli anni 30 nell'Europa, ma che finalmente sono ambivalenti, perché sono stadi per polisportivi, quindi si spera vedere delle grandi riunioni di atletica leggera, ma che in realtà sono fatti per il calcio. C'è anche questo fascino della folla, che evidentemente ha al cuore dell'ideologia fascista. Ecco come la stampa descrive questo nuovo stadio, il stadio Mussolini a Torino, che è inaugurato per i littoriali dello sport. Meraviglioso è l'effetto di questa ciclopedica gradinata ovale con i suoi 45 scalini. Essa è dotata di numerosi rompifolla leggeri e brevi parapeti in ferro, posti opportunamente a zigzag ogni 6 gradini e eventi lo scopo di rompere quei paurosi ondeggiamenti della massa degli spettatori nei momenti più critici delle competizioni. Ecco il risultato: un stadio che è dedicato al Duce, che normalmente deve servire con la pista di atletica leggera a produrre questi soldati domani, ma che in realtà serve soprattutto al spettacolo di massa, che ha uno scopo: è fare pensare la gente ha altre cose che la politica, e in un certo senso è un successo, anche se le passioni campanilistiche sono ancora molto alte negli anni 30, e ci sono regolari ammonimenti con questi tifosi che non sono dei veri italiani. Secondo scopo è la sovversione dell'internazionalismo sportivo nel campo calcistico. C'è all'inizio degli anni 30 la FIFA, la Federazione Internazionale di Calcio, conosce un grande sviluppo con la creazione della Coppa del Mondo, e c'è una specie di ideologia della FIFA. Questa ideologia è l'idea che il calcio permette l'avvicinamento dei popoli, permette di conoscere l'altro, tra anche la competizione, e c'è una specie di apolutismo ufficiale che
largamente diffuso. Ad esempio, questa è la maniera di cui Jules Rimet, che era il presidente francese della FIFA dal 21 al 54, ricorda il generale Vaccaro, che era il presidente della Federazione Italiana negli anni 30, console della milizia, quindi uno che era nominato dal regime. Non dobbiamo giudicare nel generale Vaccaro il personaggio politico, ma lo sportivo ci appartiene. Abbiamo il diritto di dire che è stato per l'associazione italiana un presidente prestigioso e che tutti quelli che sono stati in relazione con lui devono dare la testimonianza della loro simpatia. E quindi c'è una specie di cechezza verso questi dirigenti della Germania e dell'Italia che hanno ovviamente uno scopo politico, e Italia come Germania ne approfittano molto. Altri osservatori sono coscienti dei cambiamenti. Ecco un disegno nel settimanale Football francese nel marzo 33, prima la seconda gara tra Francia e Germania nel campo di calcio della storia. C'è un pallone francese che dice a un pallone tedesco: oh, come vous avez changé, come avete cambiato in poche settimane. Quindi c'è una vera politizzazione del gioco di cui si è cosciente. Ecco anche football, come football descrive la vittoria del 34. C'è, dopo la Coppa del Mondo 34, c'è una serie di caricature dei stili nazionali nel calcio, e la maniera di cui il calcio italiano è descritto è Ave César, cioè un giocatore vittorioso, ma che rende omaggio soprattutto a Mussolini. Di fatto la sovversione dell'internazionalismo sportivo prende molte forme. La prima è inserire simboli. Ad esempio, per la Coppa del Mondo 34, Starace ha fatto costruire una enorme Coppa del Duce, che si può anche ancora vedere nel Museo del Calcio a Coverciano, che ovviamente vuole fascistizzare la Coppa del Mondo. Cioè, ci sono due trofei, il trofeo ufficiale molto piccolo e questa è enorme, non si può finalmente esportarla, prenderla e andare a casa. Era ovviamente un trofeo che doveva vincere la squadra italiana. Poi c'è anche questo spettacolo del primo sportivo d'Italia, uno dei titoli di Mussolini, che assiste all'inizio è un po', non è veramente entusiasta dal campionato di calcio, e poi si avverte che ci sono molti giornalisti stranieri e che si può dare una bella occasione di mostrare la fedeltà della folla. Cioè, alla fine delle partite alle quali assiste c'è sempre una specie di dialogo con la folla. E poi mostrerà un'altra immagine del duce, un duce sportivo vestito alla sportiva. Poi c'è anche ovviamente sempre questi simboli, ecco la tribuna del match, della partita Italia-Francia. E fino c'è, come c'è una dinamica totalitaria nel regime, c'è un crescere dei simboli della politizzazione del calcio. Ecco, alla fine della seconda Coppa del Mondo vinta dall'Italia nel stadio di Colombe a Parigi, prima di ricevere dei mani del presidente francese Albert Lebrun, Giuseppe Meazza fa il saluto romano davanti anche a uno che il primo sulla destra è Jean Zay. Forse avete sentito parlare di Jean Zay. Jean Zay era il ministro dell'educazione nazionale francese, che ha istituito una vera politica di educazione fisica e che è stato ucciso perché ebreo dalla
Milizia è imprigionato da Vichy per 3 o 4 anni e è stato fucilato nel 1944. Da parte dei tedeschi c'è anche questa volontà di fare utile propaganda, ma il rischio nel calcio è che si può essere battuto, quindi non c'è forse obbligatoriamente un successo. Nel 1934 c'è questi strani turisti che portano una divisa bianca che vengono negli stadi italiani e con la bandiera nazista e che mostrano un altro viso della Germania, una Germania che permette agli operai, in realtà non sono operai, ma ai tedeschi di viaggiare all'estero, di mostrare un'immagine positiva del paese. E questa volta la Germania si classifica al terzo posto, ma il problema è che non si vince sempre. Nei giochi olimpici di Berlino c'è il torneo olimpico di calcio e la squadra tedesca ha il cattivo gusto di perdere davanti Hitler in persona contro la Norvegia nel secondo turno. Quindi dopo Hitler non vorrà sentire parlare del calcio perché è troppo rischioso. Due anni dopo a Parigi, con il sostegno del pubblico parigino, la Svizzera elimina la Germania al primo turno, ancora un insuccesso, dopo l'Anschluss che normalmente avrebbe permesso di rinforzare la squadra tedesca perché fra i migliori giocatori c'erano gli austriaci. Comunque il calcio senza o con Hitler nella tribuna permette di fare propaganda utile, nel senso che la squadra tedesca gioca un gran numero di partite, forse la squadra europea che gioca il più dal 35. Perché gioca molte partite amistose? Perché è un modo di dimostrare l'intenzione pacifica del regime. E soprattutto c'è un gran successo, se si può dire, nel maggio 38. C'è una partita Inghilterra-Germania nel Stadio Olimpico di Berlino e c'è una disfatta 6-3 contro gli inglesi. Ma il successo è altrove. I giocatori in bianchi che fanno il saluto nazista non sono i tedeschi, sono inglesi, sono gli inglesi. Siamo nei tempi dell'appeasement e l'ambasciatore inglese Anderson ha convinto i dirigenti della Football Association e i giocatori inglesi, tra questi il famoso Stanley Matthews, di fare questo gesto. Ultimo uso nel campo della propaganda. Il calcio è ovviamente un modo di sedurre le masse, di costruire il consenso, si inserisce in questa cultura di massa con titoli che sono molto famosi come il calcio illustrato, il Guerin Sportivo che esiste ancora se non sbaglio. Ci sono anche film che sono girati a Cinecittà come 5-0 che racconta la vittoria della Roma contro la Juventus. Ci sono anche giornali o supplementi per i ragazzini che utilizzano il tema del calcio. C'è la pubblicità, è una pubblicità francese, ma Cinzano ovviamente è una marca italiana, il Conte Marone che è il dirigente di questa società ha investito negli anni 20 nel Torino. E poi c'è anche questa immagine del calciatore che si può dire che tra eroismo ci sono questi piccoli libretti che raccontano la vita di un cacciatore come una specie di santo. E poi c'è anche il giocatore che mostra tutti i segni della società di consumo che normalmente
promessa agli italiani, c'è Meazza che utilizza il telefono, che quanti italiani hanno il telefono a casa in questi tempi, e poi c'è anche la macchina, questa macchina è una Fiat 509, era la macchina comprata dagli Agnelli a Orsi, che era la vedetta della Juventus dopo Hirzel, e Orsi guadagnava 8.000 lire in questo tempo, era 7-8 volte il salario dei magistrati o professori di università, ma si sa che i professori di università non sono molto ben pagati. Poi c'è anche questa immagine della virilità, che è importante, e certo c'è questa seduzione delle partite, c'è anche una propaganda che è più invisibile. Certi giocatori sono violenti, cioè nella squadra di Pozzo nel 1934 c'è un rimpatriato di origine argentina, Luiso Monti, che al centrocampo fa la legge con una certa violenza, ma è soprattutto nella Germania che c'è un cambio. Fino all'anno 1934-1935 i giocatori tedeschi provano a imitare i fratelli di Austria o i giocatori di Ungheria, con uno stile un po' tecnico, un po' media Europa. Dopo la disfatta contro la Norvegia di cui ho parlato, c'è un nuovo tecnico, Sepp Herberger, il quale vincerà la Coppa del Mondo nel 1954. E Herberger instilla uno stile molto più fisico, più brutale, più violento, e c'è anche nella giovinezza hitleriana la volontà di praticare un calcio che fa male, che è brutale, che utilizza colpi. Quindi c'è anche una brutalizzazione del gioco che si può vedere almeno in Germania. In Italia è un po' diverso, perché la stampa, specialmente la stampa sportiva, critica il calcio, che è considerato all'inizio degli anni 30 come un calcio un po' duro. Quindi c'è questa volontà di creare un gioco che sia più tecnico, armonioso, forse meno fisico. Finalmente arriviamo, con questa brutalizzazione della maniera di giocare a calcio, a questo inserimento del calcio nella persecuzione razziale e finalmente la Shoah. Prima di tutto, il calcio è anche un luogo di esclusione, un luogo importante, perché quelli che ne soffrono possono essere dei giocatori umili, ma sono famosi. Ecco quello che sono, non mi piace molto leggere questo, ma si deve ovviamente conoscerlo. Der Stürmer è, come sapete, un settimanale antisemita che è dirigito da Julius Streicher da Nuremberg. Il 15 maggio 29, dopo l'eliminazione del FC Nuremberg, che è una delle grandi società in questo tempo, ecco quello che scrive: l'ebreo rovina la sua società, riprenditi e svegliati, compra un biglietto al tuo allenatore affinché possa partire a Gerusalemme. C'è tutta una propaganda che utilizza il motivo del calcio, perché il calcio è ovviamente lo sport del popolo. Una delle prime decisioni presa dal Deutsche Fußballbund dopo l'arrivo al potere di Hitler fu il 19 aprile 1933, forse senza pressione dal partito, l'espulsione degli ebrei della federazione. Teoricamente potevano continuare a giocare nelle società Maccabi o Shilba, ma queste società non avevano molto terreni e non potevano parteggiare a questi terreni. Ci sono anche figure molto famose: Walter Benzema con un H, che era un calciatore di Karlsruhe, aveva in un certo modo creato il Deutsche Fußballbund, poi creato dopo la prima guerra mondiale questo settimanale che esiste ancora, Der Kicker, è obbligo di lasciare il suo posto, passa nella Svizzera, dove
vive solo fino al 34. C'è da notare che la FIFA, che è molto criticata oggi, ha aiutato Ben Seman con mezzi finanziari, quindi, ma certamente Ben Seman era in uno stato un po' disperato, perché lui militava per un calcio senza sciovinismo, uno calcio senza nazionalismo, e aveva tessuto legami tra molti giornali d'Europa, ad esempio aveva eccellenti legami con Gabriel Anou, il giornalista francese che fu all'origine della Coppa Europa. Altro che deve lasciare il posto è Kurt Landauer, che è il presidente del Bayern Monaco, scusate, non ho fatto la traduzione, tra il 13 e il 33, e poi torna in Germania. E quello che è importante è sapere che nel 38-39 i giocatori del Bayern vanno a giocare una partita in Svizzera, nella Svizzera, paese nel quale Landauer è partito in esilio, e rendono visita al presidente, una cosa che è molto male vista dal regime. C'è un altro finalmente qualcosa che non molto conosciuto, è la politica sportiva del fascismo in Etiopia. C'è questa cartolina italiana del 38 che mostra piedi nudi, neri, giocando a calcio. È modo di dire, finalmente apportiamo la civilizzazione, ma questi neri continuano a voler giocare, voler vivere come di solito, con una partita di calcio a Addis Abeba. Ci sono anche commenti che sono razzisti contro il paese decadente per i fascisti, la Francia. Ecco come è descritto l'Arbi Ben Barek. L'Arbi Ben Barek è il secondo in basso dalla sinistra. Ben Barek era un marocchino che era stato ingaggiato dall'Olimpico Marsiglia, poi ha giocato per la Francia. Si è detto che era il modello di Pelé. E la prima partita che ha giocato a Napoli, la stampa scrive per descrivere questo l'Arbi Ben Barek: noi l'attendiamo all'opera con curiosità, ma siamo fieri di non avere fra gli azzurri uomini di cioccolato. Sono ovviamente gli inizi, ma si sa che la politica razziale in Italia ha due matrici: la politica imperiale e il razzismo nell'Africa orientale, che non è ovviamente il monopolio dell'Italia in questi tempi, basta vedere le colonie francesi, e anche ovviamente l'influenza crescente della Germania. Numerosi tecnici, poiché non c'erano più cacciatori ebrei in Italia, sono stati obbligati di lasciare il posto nel 38, al momento delle leggi razziali. Poi hanno provato a fuggire all'opera della Shoah. E certi sono riusciti a guardare la vita. Ad esempio, c'è un celebre allenatore, Egri Erbstein, che era già attivo prima della Seconda Guerra Mondiale, che fu il grande allenatore del Grande Torino, quindi è riuscito a salvarsi. Ma altri non hanno potuto fare lo stesso. Molto velocemente, lo sport è stato utilizzato nei campi di concentramento, nei ghetti, come un modo di umiliare, come un modo di marcare la differenza. È una foto che è molto famosa, che vede un giocatore, un soldato tedesco, obbligando
degli ebrei di Salonico di fare esercizi fisici per mostrare ovviamente che gli ebrei non erano capaci di fare questo, per mostrare la loro inferiorità. Poi è potuto essere anche utilizzato per mostrare che finalmente in questi campi la vita non era tanto dura. Ecco un'immagine del film girato nel campo di Theresienstadt durante la visita della Croce Rossa nel giugno 1944. Una squadra è organizzata per mostrare che finalmente i deportati avevano la stessa vita, lo stesso tempo libero che degli altri. Poi ci sono ovviamente quelli che hanno perso la vita e forse in Italia il più famoso è Apad Weiss. Apad Weiss è un calciatore ungherese che è venuto negli anni 20 a giocare prima al Padova, poi all'Inter e poi è diventato allenatore. E Apad Weiss ha scrivere uno dei primi libri tecnici di calcio in Italia alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30. C'è una illustrazione di questo libro sulla destra. Weiss dal 30 diventa forse l'allenatore più competente in Italia e lui ha fare esordire Giuseppe Meazza, detto il Balilla, e lui a vincere il primo campionato di Serie A con l'Inter nel 30, poi riesce a vincere due altri scudetti con il Bologna nel 36-37, ma l'anno seguente è obbligato a lasciare l'Italia perché come ebreo non può continuare a essere allenatore. Va dapprima in Francia, poi nei Paesi Bassi a allenare la squadra di Dordrecht, ma nel 42 nei Paesi Bassi occupati viene arrestato con la sua moglie e i suoi due figli, sono deportati ad Auschwitz, la moglie e i figli sono casati immediatamente, lui continua a vivere e fa parecchi campi di lavoro prima di morire all'inizio del 45. Questa persecuzione, quindi avremmo potuto dare altri esempi, ma questa persecuzione ha potuto avere come conseguenza l'esilio per il meglio, ma ovviamente la morte, soprattutto per dirigenti e allenatori, perché dagli anni 30 finalmente per i giocatori ebrei era impossibile giocare in Italia o in Germania. Ci sono anche esempi di giocatori, gli archivi della FIFA ci sono esempi di giocatori che sono deportati, hanno la vita, finalmente riescono a sopravvivere e tornano a giocare in particolare in Francia. Ma davanti a queste persecuzioni c'è anche certe forme di resistenza. Primo è Matthias Sindelar. Sindelar era forse il Cristiano Ronaldo di questi tempi. Era un giocatore molto tecnico, molto fino, e era la star dell'Austria di Vienna e anche della squadra nazionale austriaca. Poi viene l'Anschluss e nel marzo 1936 è obbligato di giocare con la squadra austriaca contro la squadra tedesca, una partita che deve scelare l'unione tra la Germania e l'Austria. Lui segna due gol, vince con gli austriaci e soprattutto mostra una gioia un po' ironica davanti alla tribuna dei grossi pesci hitleriani.
A questo momento, nel 1936, è alla fine della sua carriera e continua a vivere a Vienna e, ripeto, è considerato un po' come mezzo ebreo perché ha origine ebrei secondo certi giornalisti o austriaci, ma continua a vivere e nel 1939 trova la morte in un accidente di riscaldamento e a letto con la sua maîtresse e non si sa esattamente se c'è una volontà della Gestapo di fare morire questo giocatore o se un accidente di riscaldamento che poteva esistere in questo tempo, ma sin da là aveva mostrato la sua opposizione, forse non al nazismo, ma innanzitutto all'assorzione dell'Austria dalla Germania. Ci sono anche casi di attentati che sono stati operati dalla resistenza francese a Parigi, perché a Parigi erano organizzati, qui siamo al Parc des Princes, credo, partite tra squadre militari tedesche e italiani, e c'è questo piccolo aereo, un Fieseler Storch, che lascia cadere il pallone prima all'inizio della partita, e le tribune erano gremite da soldati tedeschi. E nel 1942 c'è un attentato contro la squadra tedesca e uno dei giocatori perde una gamba in questi attentati. Poi ci sono anche reti di resistenza che utilizzano lo sport. C'è questa rete che si chiama Sport Libre, che lancia una propaganda in favore della liberazione. Ci sono anche giocatori che perdono la vita. Rino Della Negra era italiano, ma nato in Francia, e operaio, era un giocatore del Red Star. Il Red Star era una delle prime società parigine, era stato fondato in particolare da Jurimet. Rino Della Negra ha partecipato alle operazioni del gruppo Manouchian e è stato fucilato al Mont Valérien, e con questo gruppo molto famoso perché ha dato luogo a questo manifesto printo dall'occupante, e finalmente ha dato la sua vita. Un altro che è riuscito a vivere è Étienne Matler. Matler era molto famoso negli anni 30, era un giocatore della nazionale francese. Abita vicino a nostra casa, abitava nel nord della Franche-Comté, verso tra Montbéliard e Belfort, che è molto vicino al confine svizzero. Quindi nel 1944 era ricercato dai tedeschi perché aveva partecipato a operazioni di salvezza persone ricercate dai tedeschi come ebrei che erano poi passati nella Svizzera, e lui è riuscito a sopravvivere a questa attenta ricerca della polizia. E poi, per finire, un italiano, Bruno Neri, che era un calciatore del Torino, un mezzocampo, che dall'inizio degli anni 30 ha mostrato il suo rifiuto del fascismo. Si vede qua Bruno Neri durante una partita di inaugurazione, anche se le tribune non sono ancora finite, del Campo Berta a Firenze, e è l'unico giocatore della squadra a non fare il saluto romano. Poi, a fine carriera, ne ritorna nella sua regione di origine, Le Marche. Era un uomo molto colto, amava poesia, letteratura. Non sono sicuro che molti calciatori di oggi amano poesia e letteratura, e si ingaggia dopo il settembre 43 in gruppi partigiani, dove diventa un comandante della resistenza e muore in uno scontro contro i tedeschi. Ecco, per finire questa relazione, spero che non sono stato troppo lungo,
Questa conclusione si può concludere sulla questione dell'eredità e della memoria. L'eredità, in un certo senso, nel calcio l'eredità degli anni 30 è molto importante. Basta vedere tutti gli stadi che sono costruiti durante questi anni, sia in Italia sia in Germania. Ad esempio la finale della Coppa del Mondo, vinta dall'Italia contro la Francia nel 2006, è stata giocata nel Stadio Olimpico, lo stadio che rappresenta il nazismo sportivo. Quindi c'è questa eredità, c'è anche il fatto che molti uomini che erano al comando del calcio degli anni 30 hanno continuato. Uno come Vittorio Pozzo in Italia, anche se Pozzo è una figura interessante, ma comunque quando si legge gli articoli di Pozzo nella stampa di Torino dagli anni 38 agli anni 42, si mostra molto fedele al regime, ma l'esempio più interessante è quello della Germania. Sepp Herberger, che era quello che aveva cambiato lo stile di giocare dei tedeschi, è tornato alla guida della nazionale, e certi dirigenti come Pecco Bauwens, che era un dirigente del Deutscher Fußballbund, ha continuato la sua opera anche nella FIFA. Quindi c'è un'eredità che ha anche quelli degli uomini. Quindi la questione della memoria è importante, perché si deve, anche se forse il calcio non è il peggio sport, il mondo olimpico ha mostrato più ambiguità e sostegno anche al fascismo e al nazismo, ma c'è una questione di memoria che è importante, soprattutto oggi, quando gruppi di tifosi o società vogliono esprimere il sostegno alla società con grida, con canti fascisti. Quindi c'è veramente un enjeu de mémoire, per terminare in francese. Ringrazio per la sua attenzione.